nel precedente tutorial avevo fatto vedere come era possibile inserire dei testi all'interno di immagini utilizzando ControlNet. Per quelle prove avevo usato un prompt che creava delle geometrie astratte, lasciando molto spazio vuoto attorno. La stessa tecnica può essere utilizzata per inserire testi all'interno di immagini, diciamo, complete. Ad esempio, per ottenere cose come questa. Oppure, tanto per fare un omaggio a uno dei film in voga in questo momento, per ottenere cose come questa. Facendo un passo un pochino più in là, visto che ControlNet sostanzialmente è un modo per gestire l'inserimento delle informazioni relative delle geometrie all'interno delle immagini create con il prompt, la stessa tecnica può essere utilizzata, ad esempio, per inserire non solo testi, ma per inserire anche un logo. Ho creato un logo molto semplice, una A maiuscola. Proviamo a vedere che cosa succede. Il prompt che utilizzerò per queste prove è questo. In questo momento qua non ho abilitato ControlNet, quindi si può vedere che cosa genera questo prompt. Ecco, è una vista cittadina. Attivo ControlNet. Allora, qui ci sono delle preimpostazioni che permettono di selezionare all'interno dei tanti modelli disponibili, permettono di selezionare degli abbinamenti predeterminati. Si può cominciare utilizzando appunto queste preselezioni. Kenny, ad esempio. Ecco, questo è il risultato. L'immagine di fondo è diversa perché quando si attiva ControlNet, anche i parametri di ControlNet, quindi tutto quello che riguarda tutta la configurazione di ControlNet, concorre alla generazione dell'immagine e concorre fin dall'inizio. Quindi per forza l'immagine di fondo non è uguale a quella che si ottiene generando senza aver attivato ControlNet. Diciamo che quasi tutti gli abbinamenti di default producono delle immagini sensate, nel senso inserisce la lettera A in questo caso all'interno di un'immagine. Se quello che si ottiene non è vicino a quello che si immagina, perché è vero che l'immagine cambia perché c'è ControlNet, però io mi aspetto di avere la A inserita all'interno di una scena cittadina di grattacieli, non sopra. Allora, quello che posso fare è, ad esempio, usare il parametro starting control step e far attivare ControlNet in un secondo momento. In questo caso l'ho impostato questo parametro a 0,3, vuol dire che ControlNet comincia a lavorare dopo il 30% del tempo. Perché ho fatto questa cosa? Lasciando il primo 30% del tempo, diciamo, senza ControlNet, il sistema parte cercando di generare l'immagine come se appunto non fosse attivo ControlNet, anzi non è attivo in quel momento ControlNet, per cui parte generando appunto un'immagine sul genere di quella vista all'inizio. Al 30% del tempo ControlNet viene attivato e quindi comincia a lavorare insieme e quindi va a sovrapporsi comunque su una immagine definita anche se in modo abbastanza grezzo, ma comunque già abbastanza definita. Per cui ora la ritrovo all'interno di una scena di questo tipo e non più sopra lo skyline. Si possono fare molte prove, quasi tutti gli abbinamenti funzionano, alcuni no, per esempio Open Pose non funziona. Adesso faccio vedere cosa succede con questa preselezione che è Tile. Da questo risultato. Ecco, in questo caso, se voglio ottenere qualcosa che si avvicina almeno abbastanza idealmente all'idea che potevo avere, quindi una A inserita all'interno di una scena cittadina, posso fare come ho fatto prima, andare a lavorare sullo starting control step, ma anche posso andare a diminuire il peso di ControlNet, oppure posso fare anche tutte e due le operazioni. Quindi in questo caso ho diminuito il peso, il control weight a 0,75. E vado ad aumentare lo starting control step e lo metto a 0,25. Ecco, come ho detto prima, mettere lo starting control step a un valore diverso da 0, in questo caso 0,25, vuol dire che per la prima parte, per il primo quarto delle operazioni, Stable Diffusion lavora come se il ControlNet non fosse attivo, anzi non è attivo, per cui parte creando la scena quella diciamo di default.
Nel momento in cui arriva a 0,25, quindi arriva a un quarto delle operazioni, si attiva control net, che però lavora in realtà a tre quarti delle sue potenzialità, perché ho abbassato il control weight. Quindi ottengo un'immagine di questo tipo. Come conclusione posso dire che praticamente quasi tutti gli abbinamenti di default funzionano. La cosa interessante è che si possono fare anche utilizzare abbinamenti non di default. Si possono ottenere anche risultati decisamente fantasiosi come in questo caso. Ecco, le combinazioni sono davvero tante, e non solo le combinazioni sono davvero tante, diciamo le combinazioni quelle di default, quindi quelle che si possono ottenere utilizzando le preselezioni, ma anche, e aumentano davvero di tanto le combinazioni, combinando fra di loro preprocessor e processor, combinandoli diciamo non gli abbinamenti di default. Per cui conviene davvero che chi è interessato a questa tecnica faccia le sue prove e capisca quali sono gli abbinamenti che più lo interessano. È una tecnica secondo me molto interessante, quindi io ho usato una A maiuscola, ma poteva essere benissimo un logo, poteva essere un simbolo grafico, poteva essere tante cose. È una tecnica con cui ci si può divertire parecchio, diciamo.